Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere intervenuti. Prima di introdurvi i relatori di questa sera, vorrei anche salutare l'ingegner Messineo dell'autorità portuale, che ci onora la presenza, perché parleremo anche del porto. Vorrei ricordarvi innanzitutto i prossimi appuntamenti che avremo nelle prossime settimane. E riguarderà la politica. Purtroppo abbiamo delle assenze, il professor Di Salvia e il professor Nabeo purtroppo hanno dei problemi, uno di salute e l'altro diciamo, dei problemi personali, per cui non saranno presenti. Vedo anche la non presenza di Giancarlo Chiavazzi di Legambit, e vado a presentare le persone, dei relatori che sono presenti. Innanzitutto ringrazio il professore Banzini, che viene da Firenze, è un esperto di erosione costiera. Un esperto di erosione costiera e insegna all'Università di Firenze. Poi abbiamo il professor Vincenzo Nardella-Nocece, il professor Valente dell'Università del Sacro, un esperto di sedimentologia e ha anche partecipato ai progetti di difesa della costa salernitana. Abbiamo il Dario Pezzini, che è della Società Nazionale di Salvamento Genova, che è un esperto di balneazione, sicurezza della balneazione e in generale dell'aspetto proprio di balneazione. Poi abbiamo Alfonso Amoroso, che è il presidente del Sindacato Italiano Balneari della provincia di Salerno, che porterà la voce degli operatori economici che riguardano la fascia costiera. Poi il professor Valente, poi abbiamo Alberto Alfinito, che è il geologo d'Italia Nostra, che si è occupato da tempo del grande progetto difesa della costa di Salerno, che ci illustrerà un po' le problematiche che riguardano questo progetto. Partendo il contenuto di questo convegno riguarda soprattutto l'aspetto il porto del mare. Il porto del mare per Salerno è stata sempre una risorsa, essendo una città di mare, però come tutte le risorse ha creato forti contrasti, forti dibattiti tra quelli che sono gli aspetti ambientali e quelli che sono gli aspetti economici. Oggi diciamo che il porto rappresenta sicuramente una risorsa economica, però in molti ritengono che la sua funzione per come è utilizzato è un po' superata, specialmente per quanto riguarda il discorso della logistica. Oggi se guardiamo un po' i documenti che sono disponibili anche sul sito dell'autorità portuale, vediamo che parte o la metà dei container sono vuoti, quindi c'è una movimentazione. C'è una flessione del traffico merci, nel 2018 è stato meno 5% e pare, sempre questo è fonte autorità portuale, continua a scendere. Il problema del porto di Salerno è che non ha la possibilità di espandersi, perché è chiuso tra la costiera amalfitana, che è patrimonio dell'UNESCO, e il centro storico di Salerno. C'è la necessità di collegarlo, è stato abbandonato il collegamento ferroviario a favore di un collegamento diciamo stradale che verrà realizzato, si sta realizzando attraverso delle gallerie che hanno un impatto ambientale estremamente serio, e quindi comunque nonostante queste opere che si stanno facendo, che sono molto invasive, non si risolverà del tutto quella che è la problematica del traffico, specialmente di TIR, che dovranno trasportare questi container. Per cui l'idea già nel passato era quella di delocalizzarlo, poi è stata superata nel tempo, però rimane ancora valida l'idea di convertirlo in un porto turistico, diportistico, e addirittura utilizzare gli spazi attualmente occupati da quelli che sono gli spazi occupati dai container, quindi dalla logistica, di farli riappropriare alla città attraverso la realizzazione di servizi, opere di urbanizzazione e così via. L'altro aspetto potrebbe essere sicuramente come terminal per le autostrade del mare, che negli ultimi tempi stanno un po' calando in termini di traffico proprio, però potrebbe essere sicuramente un'opportunità per mantenere
uno sviluppo economico del porto compatibile con la vocazione di Salerno, che è soprattutto una città turistica. Dal punto di vista dell'acqua, quindi il mare, noi abbiamo proporremo quelle che sono le problematiche di tipo di depurazione. Noi abbiamo in corso, la provincia ha in corso un progetto che riguarda la depurazione delle acque, e praticamente un progetto partito nel 2017 dal punto di vista di Taro, poi è stato, diciamo, in termini operativi a partire dal 2018, che copre tutti i comuni della provincia, della parte sud della provincia di Salerno, a partire da Salerno, che in pratica ha l'obiettivo di completare quelle che sono le reti fognarie primarie e il potenziamento dei depuratori. Il problema però è che, parlando con la provincia, mi dispiace che non c'è il professor Matteo, che avrebbe potuto darci delle indicazioni maggiori, è che questa opera, che costa 87 milioni di euro, non avrà l'efficacia necessaria, perché ci sono problemi di completamento della rete secondaria, quindi i singoli comuni dovranno allacciare poi le abitazioni che hanno in pratica che non sono al momento allacciate, e quindi i comuni dovranno sicuramente fare un'opera di completamento. E l'altro punto è la separazione delle acque bianche dalle acque nere, cioè significa che fin quando l'acqua piovana, quindi le caditoie, riverseranno l'acqua nelle fognature, ci sarà sempre il problema delle fognature scoppiano nel momento in cui arrivano queste piogge torrenziali, e i depuratori, gli impianti sotterranei non sono adeguati a quelli che praticamente sono le necessità proprio di smaltimento delle acque. Quindi, se non si completano tutte queste opere, gli 87 milioni potrebbero addirittura rivelarsi inefficaci. Dal punto di vista del porto, c'è il discorso del dragaggio. Il dragaggio in pratica è un'opera necessaria, perché il porto tendenzialmente tende a insabbiarsi, e qui ci colleghiamo a quello che è il progetto di ripascimento. Abbiamo queste sabbie che attualmente vengono disperse, almeno nel passato, a largo del Golfo di Salerno, dicevano più o meno all'altezza di Punta Campanella, però queste sabbie potrebbero essere utilizzate, essendo state classificate dalla stessa, diciamo, dai progettisti di questo, diciamo, del dragaggio, hanno una classificazione diciamo compatibile con il ripascimento. Quindi si potrebbero utilizzare queste sabbie per contribuire a questo grande progetto difesa e ripascimento del litorale, per poter invece di andare a estrarre altre sabbie dal fondale. Tutto questo in termini di sviluppo economico: abbiamo parlato delle acque, abbiamo parlato del porto, abbiamo parlato del mare. A che cosa deve servire? Servire uno sviluppo della costa quanto più compatibile dal punto di vista ambientale, e senza di questo noi non daremo un'identità precisa a quella che è la costa di Salerno. Noi all'inizio di questa rassegna che abbiamo parlato dell'identità perduta. L'identità perduta della costa di Salerno è proprio quella vocazione naturalistica. Abbiamo la pineta, c'avevamo la duna, è stata man mano come dire distrutta o quantomeno limitata, e abbiamo all'interno un tessuto agricolo anche di qualità, abbiamo i parchi, abbiamo siti archeologici, e quindi tutto questo di cui noi parliamo, l'acqua, il mare, la difesa della costa, il porto, serve a dare questa identità precisa, e che serve soprattutto a sviluppare in maniera compatibile con l'ambiente anche l'economia della costa. E c'è un progetto del comune di Salerno insieme a tutti i comuni della costa fino ad Agropoli, che si chiama Costa Vasta. Ecco, questo è un progetto che l'idea è buona, però bisogna stare attenti, perché dietro a questi progetti ci potrebbero essere delle sorprese in termini di cementificazione e di una vocazione non prettamente ambientale e balneare, ma soprattutto di costruire, se mai, dei punti di, come dire, dei parchi a tema, oppure degli alberghi, o soltanto degli alberghi. Quindi io mi fermo qui. Io vorrei iniziare a dare la parola al professor Valente per partire con
discorso della, diciamo, del, del dragaggio e dell'utilizzo di questi sedimenti, anche tenendo conto che i sedimenti sono importanti perché danno il segno di quello che significa erosione costiera, danno il segno di cosa significano barriere fisse a mare. Noi abbiamo l'esempio del Marina di Areti, questo giusto per chiudere il discorso. Lì si sono create due spiagge, perché il Marina di Areti doveva essere un porto isola, sono state create delle barriere che hanno chiuso a monte e a valle il, diciamo, questa linea di costa, e si sono create due spiagge. Due spiagge che sono intanto le sabbia rubata, per esempio, almeno al sud, a Ponte Cagnano, o sabbia rubata alla, diciamo, alla costa nord di Salerno, diciamo, verso Mercatelli. E quindi le opere fisse vengono, come dire, dei sedimenti dimostrano immediatamente quali sono gli effetti delle barriere fisse a mare. Per cui io passerei subito la parola al professor Valenti per illustrarci un po' il discorso delle, dei sedimenti. Grazie. Ok, le luci, no? Spero di riuscirci, ma ovviamente una perplessità la dico subito. Se immaginiamo nel futuro di poter utilizzare quest'area diversamente da quella che oggi prevede una quantità di soldi importanti per aiutare, per promuovere il porto, forse quello che stiamo dicendo va in contraddizione. Però io non sapevo di questi scenari futuri e continuerò a lavorare, tra virgolette, per questa situazione. Allora io qui dico, non è più rimandabile non solo il dragaggio del porto di Salerno, perché esiste un piano del porto che prevede l'aumento del pescaggio fino ad una certa profondità per aumentare l'attività del porto. E ovviamente a noi interessa capire l'uso dei sedimenti che vengono dragati, e qui c'è un'immagine del porto di Salerno che, come è stato detto, è un porto protetto e quindi ha una difficoltà di espandersi sia a utilizziamo un termine, sia a levante che a ponente, e quindi di fatto non può se non all'interno trovare spazi nuovi, tant'è che non si parla solo di dragaggio in questo progetto, ma si parla anche di allungamento dei moli interni. La profondità attualmente varia da 13 all'ingresso, 13 metri, tenendo conto che molte delle navi di ultima generazione superano abbondantemente i 14 metri, quindi già questa sarebbe un ostacolo. E quindi in pratica, se come dice qui dobbiamo raggiungere per lo scalo merci almeno i 14,5 metri, dobbiamo togliere il sedimento che ostacola questi ormeggi. L'altro passaggio importante è quello legato allo scalo passeggeri, perché le navi da crociera, comunque sempre più grandi, hanno bisogno anch'esse di un pescaggio maggiore, di una profondità per poter ormeggiare maggiore, e quindi dovremo raggiungere almeno gli 11 metri di profondità. Si arriverà a dragare con un sistema che è quello più diffuso, ha delle difficoltà all'interno degli spazi chiusi, però di fatto quella, la draga semovente aspirante autocaricante è la soluzione che viene sfruttata, per esempio lì e nella zona dell'Emilia, in uno dei porti dell'Emilia Romagna, che andrà a ospitare le navi da crociera, e si utilizza la stessa tipo di dragaggio. Ma noi dobbiamo immaginare non soltanto il dragaggio, dobbiamo pensare a in qualche modo a tenere, prima di andarlo a spostare, ricollocare un altro luogo, dobbiamo mantenerlo all'interno della zona portuale. Lo dobbiamo in qualche modo poi trasportarlo fino alla zona di ricollocamento. Queste sono voci che vanno a caricarsi su quella che è la spesa che verrà fatta per il dragaggio. Quindi non dovete pensare soltanto a quello che viene tolto, ma anche a tutto quello che comporta.
soprattutto perché il collocamento, come vedremo, è abbastanza, lo metto tra virgolette, a perdere. Ora, perché io dico a perdere? Perché il sedimento da dragare, io faccio riferimento a dei documenti ufficiali, li ho messi lì in sequenza, 2004, 2012, 2013, 2014, chissà, forse ce n'è anche qualcun altro che non conosco, e questo chiedo venia, ma in tutti questi studi che sono stati fatti per eseguire dragaggi, quindi questo non è il primo di cui stiamo parlando, ne sono stati fatti nel tempo diversi, ma in tutti questi documenti si è sempre la caratterizzazione granulometrica, quindi la grandezza del sedimento che noi troviamo nei fondali del porto di Salerno, è una grandezza che rientra nell'ambito del fine e del molto fino. Vedete, nel 2004 si parla di sabbia fine, stiamo parlando tra un range, per chi vuole sapere anche una misura, stiamo parlando di 0,180 mm e 0,125 mm, questa è la grandezza del sedimento. In realtà poi sono andato a vedere che ci sono anche sabbie molto fini, quindi scendiamo al di sotto di 0,125 mm, ma poi comincia ad esserci anche un altro aspetto da considerare, quel perite superiore al 10%. Si parla addirittura che questa è l'ultima, quella del 2014, quella che è stata fatta, la misura che è stata fatta per le zone prossime al canale d'ingresso, si parla addirittura di un contributo di perite, cioè di una parte di perite di fango, quindi inferiore a 0,0625 mm del 28%. Quindi in pratica, se dovessimo immaginare che un quarto del sedimento è roba così fine, viene da riflettere. Perché viene da riflettere? Avete mai visto una spiaggia con del fango? Praticamente una spiaggia con del fango sono soltanto le zone prossime agli estuari, le zone prossime agli estuari, sto parlando dei fiumi, non quelli nostri. E quindi di fatto io ho difficoltà a collocarlo su una spiaggia emersa. E questo è un primo passaggio che voglio fare. Con una quantità di fine così importante non possiamo pensare a una spiaggia. Un altro passaggio che invece è quello legato all'aspetto, quello della qualità del sedimento, della chimica, lì le potete leggere, della microbiologia e dell'ecotossicologia. In tutti gli interventi dal 2004, li potete leggere, 2012, 2013 e 2014, il sedimento è risultato sempre con livelli di tossicità, chiamiamolo così, per farlo alla breve, inferiori a quelli previsti dallo standard che si trova in tutte le zone portuali. Quindi diciamo che è un sedimento abbastanza buono, addirittura stiamo al di sotto di quello che è il limite previsto dalla legge per la non accettabilità ai fini di una ricollocazione anche nelle spiagge. E tant'è che io dico che può essere considerato come un sedimento non pericoloso. In realtà questo è un vizio che è stato fatto, io faccio riferimento al manuale di movimentazione dei sedimenti realizzato dall'ICRAM, dall'ARPA, che sono dall'ARPA nazionale, ISPRA attuale, in cui si dice in pratica che questo sedimento è considerato A2. A2 perché non è pericoloso e perché ha una percentuale di sabbia importante, ma non è così importante come quella che, per esempio, per il grande progetto, tanto per avere un'idea, quello di rifacimento di tutto il litorale salernitano, è stata accettata come taglia granulometrica per il ripascimento una percentuale di sabbia inferiore, di fango inferiore al 3%. Quindi
noi parliamo qui di oltre il 10%, quindi sicuramente ci troviamo in difficoltà ad essere considerati tali. Allora qui vedete, cioè, quello che prevede il manuale di movimentazione dei sedimenti è cessi il ripristino della spiaggia, ma si parla di spiaggia sommersa. Spiaggia sommersa ovviamente non è quella che noi riusciamo a vedere, è quella che si trova al di sotto, che ha, nel caso della zona del litorale salernitano, ha un aspetto abbastanza dinamico, non è adatto per questo. Quelle percentuali che abbiamo visto prima non sono neanche quelle che si trovano vicino alla foce del Sele, quindi vanno tolte completamente anche per la spiaggia sommersa, però infatti si parla di prevalente composizione sabbiosa. Poi c'è il riempimento di banchine e terrapieni in ambiti portuali, non ne abbiamo bisogno perché noi stiamo cercando di svuotare il porto. Riutilizzi a terra, qui c'è un problema delle autorità di bacino che non vogliono sedimento preso altrove e scaricato nell'entroterra. Deposizione in bacini di contenimento non ne conosco, quindi la soluzione che è stata prevista per questo sedimento è in pratica l'immersione in mare. Questa è l'ultima, la considerazione finale è che noi andremo a portare questo sedimento cosiddetto in discarica in una zona che si trova a largo di Capodosso. Quindi in pratica al nord-ovest di Capodosso ad una profondità di circa 500 metri. Ma questo significa, essendo considerato una discarica, prevede tutto quello che è l'attività di monitoraggio che si ha in una discarica. Quindi a quella cifra che abbiamo considerato prima per il dragaggio, per la deposizione e via fino al ricollocamento in questa zona, bisogna prevedere anche il monitoraggio, cioè capire in quella zona quel sedimento come si comporterà con la dinamica costiera. Quindi in pratica noi abbiamo immaginato di creare nuove profondità, ma questo sedimento, che poteva essere utile per quei ripascimenti che sono tanto utili per le nostre spiagge, probabilmente non possono diventare utili per quelle che sono le esigenze delle spiagge in erosione. Quindi spero di aver risposto ad alcune domande, sono pronto anche a riceverne altre qualora ci fosse la necessità. Grazie. Ho cercato di mettere in risalto invece qual è lo stato ambientale della costa nel comune di Salerno e quello di Ponte Cagnano, per poi arrivare fino a Foce Sele, oltre fino ad Agropoli. Sono andato un po' più nel dettaglio per quanto riguarda il comune di Salerno e quello di Ponte Cagnano, che tratta una costa di circa 17 km di lunghezza, 11 per il comune di Salerno, 6 per quella di Ponte Cagnano. Ovviamente ho preso questa giusto come riferimento per far capire quanto sia importante l'input sedimentario che proviene dall'interno, quindi dai fiumi, qual è il contributo, appunto, di materiale che poi va a creare le spiagge, gli arenili che siamo abituati a vedere. E quindi, partendo da questa carta geoarcheologica, che è una ricostruzione della linea di riva, si vede in tratteggio nero quella che doveva essere in età preistorica la linea di riva, un terrazzo marino. Poi c'è la linea tratteggiata rossa, quella è la linea di riva all'epoca romana, e poi ancora quella in epoca storica dopo i romani, per cui si vede qual è stato il contributo di tutte queste, come dire, continue alluvioni di materiali che venivano dall'interno, trasportate dai torrenti che abbiamo nella nostra zona. Ovviamente questo andamento di crescita del litorale, degli arenili, a un certo punto, negli ultimi, soprattutto negli ultimi 120 anni, si è praticamente bloccata. Si può vedere da questa foto, il litorale di Salerno è completamente cementificato, e andando da nord verso sud troviamo quindi l'esistenza di un porto commerciale, la realizzazione di un lungomare Trieste,
fino al, ad arrivare al porto, di, porto turistico del Masuccio Salernitano, e sono circa 2 chilometri. Spostandoci sempre verso sud troviamo tutta una serie, la realizzazione della strada lungomare, ovviamente costruita direttamente sulla duna, e quindi scogliere aderenti per quanto riguarda per esempio la zona della, di Pastena. Abbiamo ancora ultimamente la realizzazione di 2 chilometri di scogliere parallele, e poi ancora sempre ultimamente la realizzazione di questo porto turistico di Marina de Rechi. E ci fermiamo qui perché siamo arrivati quasi proprio al limite del comune di Salerno. Se vai avanti. Ovviamente dove oggi abbiamo il porto commerciale, prima c'era una zona balneare, e poi l'altra area è quella della realizzazione del lungomare, che è partita nei primi anni del Novecento. Qua possiamo andare avanti veloce perché ho fatto semplicemente, ecco, questa per esempio è la zona attuale del porto commerciale, dove prima c'erano stabilimenti balneari, sostanzialmente era una pocket beach, e adesso si presenta in queste condizioni. Quindi cioè, vabbè, è una scelta che è stata fatta negli anni. Questa è ancora un'altra visione verso nord, diciamo, verso Vietri sul mare, con la, durante la costruzione del molo di sottoflutto, e questa è come oggi. Via Ligea, la ferrovia dello Stato, la strada statale, diciamo, c'erano già. È stata realizzata un ulteriore viadotto, il viadotto Gatto, un ulteriore strada di collegamento, attualmente in fase di funzione normalmente, diciamo. A partire poi dai primi del Novecento, come dicevo, si è realizzato anche il tratto di lungomare Trieste, che va appunto dalla zona del centro storico fino al porto di Masuccio Salernitano, Piazza della Concordia. Anche questo, diciamo, è stato realizzato, queste erano le condizioni ai primi del Novecento. Qui siamo all'altezza della chiesa di Santa Lucia sulla sinistra, se vai avanti si vede come oggi. Quindi l'allargamento di questa zona con riempimento e con la realizzazione di questa lungomare. E questa è un'altra foto storica, vai avanti. E questa è come oggi, sempre un confronto. Possiamo andare avanti, ci sono molte foto molto veloci proprio per far vedere quali sono le condizioni di irrigidimento della costa, di realizzazione di cementificazione. Questa per esempio è l'altezza delle poste con i binari delle ferrovie dello Stato, e successivamente, quindi questa è la situazione attuale. Ovviamente avevamo già poche spiagge, diciamo, anzi ne avevamo una sola all'altezza del centro storico, con un fronte di circa 330 metri, una larghezza massima di 50 metri, questo fino al 2007-2008, dopodiché l'amministrazione comunale ha deciso di urbanizzare quest'area, e per urbanizzare quest'area quindi ha creato sostanzialmente un condominio privato su area demaniale, ha realizzato una piazza con fondi pubblici, ma molti dicono che sia il cortile privato di questo condominio, e ha deviato la foce del torrente Fusandola, che nel 1954 lui da solo e solo a Salerno cioè ci furono più di 100 morti per l'alluvione del 1954. E quindi con questi lavori si è pensato bene di deviarlo a 90 gradi, trattandolo come un comune tubo di scarico di fogna, praticamente. Ovviamente la spiaggia che ne rimane, questa è quella, è il materiale che è arrivato soltanto nel 54. Sì, stavo dicendo che la spiaggia ovviamente si è dimezzata sia in lunghezza che in larghezza, quello che si può ancora chiamare spiaggia. Questo è il materiale immediatamente nei giorni dopo l'alluvione del 54. Questa è una foto, diciamo, sempre immediatamente all'alluvione del 54, per far vedere tutte le frane da colata rapida mobilizzate, e quindi il contributo che si è avuto in termini di materiali di rifacimento naturale, se così lo vogliamo chiamare. Può andare avanti veloce. Questa è un'altra foto dove si fa vedere sostanzialmente l'area di invasione della colata rapida del 54, che fu anche l'area dove si ebbero i maggiori lutti in termini di vite umane e anche di danni, perché colpì
tutto il centro storico. Questa è una ripetizione per far vedere come è stato deviato il torrente, la parte intubata, che era già intubata del torrente Fusagno, e quindi come si presenta oggi. Questa è la situazione attuale. E per tornare, diciamo, alla spiaggia, all'unico pezzo di spiaggia in avanti, praticamente quella di sopra era come era nel 2008 e questa è come attualmente. Spostandoci quindi, adesso c'è la parte della realizzazione della lungomare Trieste fino al porto Masuccio Salernitano, e questo è ancora un altro tratto, sempre andando verso sud, dalla foce del fiume Irno fino alla Prode di Pastena. Anche questo, ci sono tutta una serie di torrenti, io ne ho evidenziato solo uno qui, il torrente Marziello, che sono completamente intubati, e quindi in termini di sedimenti e di contributo per la crescita delle spiagge non portano più niente. Possiamo andare avanti. Questa è la foce del fiume Irno. E questa è la vista verso monte, si vede completamente cementificato. Questa è una foto della sempre storica del Forte La Carnale, come era ai primi del Novecento fino al 1940 e come è oggi attualmente, se va avanti. Completamente. Okay. Andiamo avanti ancora, quindi proseguiamo con questa ipotetica passeggiata lungo il lungomare. E qui siamo a lungomare Marconi, sempre la foce del torrente Marziello. Anche qui ci sarebbe bisogno di un minimo di rinaturalizzazione delle foci, ovviamente le condizioni della spiaggia, quello che è il residuo di una spiaggia, sono quelle che possiamo vedere. Andiamo ancora avanti. Questo è un tratto del lungomare Marconi di circa 400 metri dove sono tutti stabilimenti balneari e non c'è nessuna possibilità di accesso d'inverno alla spiaggia. Cioè, quindi o si entra da un lato o dall'altro, ovviamente c'è tutta una zona urbanizzata, abitata, che potrebbe, a cui si potrebbe dare, potrebbero avere accesso alla spiaggia liberamente, ma così non è. E, come vedete, c'è una cortina proprio di ferro. Uno sbarramento totale. Andiamo avanti veloci. Le cose di galline. Esatto. La larghezza dell'arenile è intorno ai 25-30 metri al massimo in questa zona, fino ad arrivare a Pastena. Possiamo andare avanti veloci. Questi sono i giardinetti. Ovviamente notate tutto il tratto della lungomare completamente cementato e irrigidito, quindi quando ci sono le mareggiate praticamente il sedimento viene riflesso verso il lago e si perde. E così ancora, questa è la scogliera a difesa dell'abitato di Pastena, che fu realizzato negli anni 70. E ancora un'altra vista, diciamo, sempre. Questa è una foto del 95, lo studio che facemmo nel 95 con l'Ordine dei Geologi a Salerno, e per far vedere le variazioni della linea di costa in arretramento sostanzialmente. Andiamo avanti, quindi perdite di arenili in soli pochi anni, diciamo dell'ordine di 20 metri di larghezza, di 4 barriere di massi a celle chiuse e 50 scogliere a forma di T su un litorale che è basso e sabbioso. Andiamo avanti. Questo è vista dall'alto, scaricato proprio dal geoportale della provincia. Vai avanti. E queste sono le 4 barriere formate da 12 celle chiuse per un tratto che va dal fiume Vicentino fino al torrente Alsa. Poi c'è un'interruzione in corrispondenza al torrente Alsa per poi riprendere. C'è una quarta barriera con altre 4 celle chiuse sempre a difesa del litorale. E da qui poi partono queste 50 pennelli trasversali a forma di T che arrivano fino al Capaccio Pestum. Vai avanti. Ecco qua, qui siamo già nel comune di Capaccio Pestum, sempre con la stessa metodologia, nonostante in questo tratto di costa ho affiancato le due cartografie, proprio per far vedere come l'erosione nel periodo del 1960-2012 arriva fino a poco più della foce sinistra Sele, mentre invece procedendo verso sud in effetti c'è stato un lieve
avanzamento della costa. Quindi sarebbe assurdo realizzare questo progetto con la stessa metodologia partendo da Ponte Cagnano ed arrivando fino a Capaccio Pesto. E direi concluso il mio intervento. Grazie. Io parlerò di filosofia, starò lontano dai problemi locali, anche perché ci sono esperti che conoscono meglio il problema. Avanti, ecco, porto il mare e il muro, e poi di fatto, se andiamo ancora avanti, io credo si possa. Questo è quello che io chiamo una trumpizzazione delle coste, questo è il muro che separa gli Stati Uniti dal Messico e tra un po' supererà la terra dal mare. Andiamo avanti, quindi la nostra chiacchierata sarà il porto e il muro e non il porto e il mare. Tutti sapete che le spiagge italiane sono in forte erosione, in modo differenziale da zona a zona, avanti. E il problema in particolare dei balneari, ero a Balnearia due giorni fa, è quanti ombrelloni metterò la prossima stagione, ma in realtà il problema è quanti ombrelloni metterà mio figlio, ma nemmeno in questo, quanti le metterà mio nipote. Ma è un problema di famiglia o è un problema di una comunità? Cioè la spiaggia, il litorale serve a piantare gli ombrelloni o serve a tenere in piedi un'economia, una cultura e tante altre cose? E purtroppo le spiagge sono in erosione e sappiamo benissimo il motivo: non arriva più la sabbia, non arriva più la sabbia perché non vogliamo che ci siano le frane, non vogliamo che ci siano le alluvioni, e comunque abbiamo abbandonato l'agricoltura. Noi in Toscana, ma anche da altre parti, abbiamo avuto due fasi di erosione nella storia. Poi le coste sono sempre aumentate perché boscavamo le montagne. Una c'è stata con la caduta dell'Impero Romano, quando c'è stata crisi demografica, economica, quindi sono stati abbandonati i campi e è cresciuta la macchia, e una c'è stata con la peste nera. In Toscana si è ridotta la popolazione al 50%, ed è cresciuta la macchia e sono sparite le spiagge. O meglio, sono arretrati delta dei fiumi. Quindi c'è una correlazione strettissima tra quello che facciamo nell'entroterra e quello che facciamo al mare. Il problema è che c'è un conflitto di interessi. Chi sta sul mare vuole che arrivi la sabbia, chi sta nell'interno non vuole le alluvioni e non vuole le frane, magari vuole anche la sabbia per costruire le case, avanti. E quindi noi, dopo aver cementificato, urbanizzato, costruito sulle coste, che non sono queste le cause dell'erosione, ma è la migrazione che c'è stata della popolazione verso zone più appetibili dal punto di vista climatico, di opportunità anche ludiche, abbiamo dovuto difendere le strade, le strutture, le infrastrutture, ferrovie e così via. Avanti. Ecco, noi abbiamo trasformato molto spesso delle coste sabbiose in coste rocciose, e il valore di questa costa era in quanto c'era la sabbia. Pensate solo che con questo marettino, ora c'è Giorgio Pezzini che poi parlerà della sicurezza e della balneazione, con questo mare, se fosse una spiaggia di sabbia con debole pendenza, si farebbe tranquillamente il bagno senza pericoli, entrare nell'acqua via è estremamente pericoloso. Quindi la perdita di valore delle infrastrutture in genere, ma delle abitazioni, è fortissima. Anche qui vedete, lì prima avevamo una scogliera aderente. Questi sono pennelli, ma di fatto la costa è diventata rocciosa. Avanti. Per non parlare della sicurezza, andiamo avanti, sono le zone con le scogliere, lo dirà anche Giorgio, sono le zone più pericolose che abbiamo, perché se ne hanno le correnti, prego, avanti, che sono ancora, va bene, che sono estremamente pericolose. Non entro in questo, avanti. Abbiamo costruito sulle dune, spesso abbiamo costruito delle difese che hanno creato delle spiagge ancora più larghe di come erano prima, in questo caso richiamando la sabbia dalle zone vicine, prego. Quindi lì la spiaggia è molto più avanti di come era quando siamo dovuti intervenire, e però abbiamo mandato in erosione un ampio tratto di litorale. Come mai siamo arrivati a delle situazioni assurde di questo tipo? Ora io non voglio essere triviale, ma immaginatevi quando tutta la gente entra nell'acqua e va in quelle vasche lì, se spesso abbiamo degli stimoli fisiologici, immaginatevi il colore di quell'acqua a Ferragosto. Qual è il motivo? Prego. Il motivo è che la stessa spiaggia la vedete piena di ombrelloni. In Italia un metro
quadro di spiaggia circa vale come valore sui 2-3 mila euro al metro quadro, con l'indotto che genera, e quindi si fa di tutto per mantenere un po' di sabbia. Prego. E ovviamente chi guadagna non è solo il balneare, qui abbiamo un rappresentante, guadagna il fornaio, il benzinaio, il negozio di moda, l'edicola, guadagna tutti quelli che vivono su questo. Le difese costiere in Italia, vedete questo quadro fa vedere nelle prime tre colonne come sono cresciute in chilometri, quindi abbiamo costruito sempre più difese costiere. Sono aumentati i costi ovviamente, ma è aumentata anche l'erosione. Ora questa slide viene letta in due modi. Uno è che più costruiamo difese e più che aumenta l'erosione. L'altro modo però si può anche dire, nonostante si costruiscano tante difese, non ce la facciamo a tenere il passo dell'erosione, bisognerebbe farne di più. Non so qual è la risposta. Se la sabbia non arriva, la sabbia dobbiamo portarcela, possiamo prenderla in terra, portarla con i camion, possiamo prenderla dal mare. Questo è un intervento con sabbia fatta da una cava in una pianura alluvionale, prego. Questo è invece un intervento ormai classico della difesa della Laguna Veneta. Andiamo avanti, vediamo quel relitto oggi dov'è e vediamo un'ampia spiaggia. Si parla di milioni di metri cubi di sabbia, prego. Ma abbiamo fatto anche delle spiagge dove non c'erano, per motivi turistici, di opportunità. Qui è la spiaggia di Calabonone, vedete non c'era assolutamente nulla, cominciamo il versamento lassù in cima e questa è la spiaggia che vedete ancora e che è rimasta ormai da quasi 20 anni, penso. E i rifacimenti sono la soluzione, perché non possiamo entrare nel mercato degli inerti, perché abbiamo bisogno di tantissimi milioni di metri cubi di sabbia. Se la chiediamo al mercato crescerebbero i prezzi delle case, crescerebbero i prezzi delle infrastrutture e così via. Quindi tutti stanno andando verso le risorse di mare. Torna indietro, scusami. Ecco, vedete però c'è stato questo fatto, questi sono i rifacimenti fatti in Italia nell'ultimo periodo del roba di mare. C'è stato un grosso calo, se non fosse per l'ultima colonnina, va bene, questa qui, che sono 1,5 milioni di metri cubi della regione Emilia-Romagna, fatti un intervento finanziato con soldi dati dal governo, vedete che c'è stato un calo. C'è stato un calo perché c'è stata prima una crisi economica, seconda cosa una disaffezione degli ingegneri, dei progettisti nei confronti dei rifacimenti, perché alcuni errori sono stati fatti, ricordo solo quello del Poetto in Sardegna, per cui hanno limitato un po' queste cose, e poi la durata dei rifacimenti ovviamente non è eterna. Prego. E il mercato della sabbia nel mondo vale 70 miliardi di dollari l'anno, quindi è un grande mercato e c'è una grande competizione per avere la sabbia. Pensate a Dubai, pensate al porto di Rotterdam, sono milioni e milioni, 300 milioni di metri cubi di sabbia per fare il porto di Rotterdam, a Dubai non so quanti ne stanno usando. E quindi avanti, e la nostra sabbia, in realtà noi siamo sulla sabbia, prego, ma siamo su un tappeto di dollari, va bene? Quindi non possiamo pensare di comprarne all'infinito perché mancheranno le risorse. Qual è il futuro? Beh, vedete, le frane, alluvioni, non ci possiamo aspettare che i fiumi in futuro portino più sabbia di quanto non ne portino ora. Addirittura tutti gli interventi dell'autorità di bacino sono per limitare le piene. Se pensate che i nostri fiumi portano la quasi totalità dei sedimenti in pochissimi giorni l'anno, cioè in quelli in cui ci sono le grosse piene, laminando quelle piene si toglie completamente l'apporto ai sedimenti. Prego. In più abbiamo l'innalzamento del livello del mare, sappiamo che si sta innalzando, possiamo discutere di quanto, ma è un fenomeno certo. Prego. Allora, le strategie sono la difesa, l'adattamento e l'arretramento. Prego, la difesa la vediamo in alto, può portare alla perdita completa del contatto col mare. Chi ha la villetta qui, prima faceva il bagno davanti a casa, ora deve fare 1,5 chilometri, perché lì è estremamente pericoloso scendere. L'adattamento è possibile fino a un certo punto avanti, però a un certo punto bisogna decidere soluzioni alternative. L'arretramento è una cosa più logica da fare, si spostano le strutture, ma è impensabile spostare una città. Questa è la costa del Belgio, 65 chilometri, di cui 64,5 sono in queste condizioni. Prego. E quindi l'eliminazione delle cause sembrerebbe la soluzione migliore. Prego.
soluzione delle cause, quando sono le cause globali, tipo l'innalzamento del livello del mare, si può fare ben poco a livello di comunità locale, si può fare a livello di strategie, ma non ci si riesce. La riduzione dell'input sedimentario è evidente, le dighe bloccano tutta la sabbia che il fiume dovrebbe portare al mare, le estrazioni di acqua e di gas sulla piattaforma o comunque sulle pianure costiere inducono la subsidenza. E poi c'è l'interruzione del trasporto litoraneo, un fenomeno locale dato dalle strutture portuali. In questo caso però non è una perdita dei sedimenti, è una redistribuzione anomala dei sedimenti, quindi l'unità fisiografica non li perde, andrebbero usati solo meglio. Prego. E cosa fanno in alcuni paesi? Visto che siamo sul Golfo di Fornonia, perché non ho voluto far vedere i casi reali per motivi di riservatezza, ma in Australia fanno questo, prego, per andare un pochino... linea di riva attuale avanti, previsione dell'arretramento a 100 anni avanti ancora, innalzamento del livello del mare ci porta lassù, tre mareggiate consecutive di quelle cattive senza. Oh, my God.
iniziativa. A me tocca un poco fare il punto sul grande progetto, come diceva Federico, e vado subito un po' al dunque. Ecco, noi come legamento non è che ci siamo opposti al grande progetto, noi abbiamo semplicemente, come dire, cercato di essere ragionevoli su cosa fosse opportuno e come si dovessero realizzare le cose. Ecco. E quindi niente, adesso illustro brevemente, ma molto brevemente, di che cosa si tratta. Ecco, ho estrapolato un po' di dati, torniamo un attimo indietro, un po' di dati appunto dagli elaborati progettuali, giusto per renderci conto di qual è la misura, la dimensione del progetto. Ecco, questa è un po' tutta l'area, la cerchia dell'area di intervento, che va di fatto dal confine tra Salerno e Ponte Cagnano, corrispondente alla foce del fiume Vicentino, fino ad Agropoli, un po' dopo la foce di un altro fiume, il fiume Solofrutta. Ci sono di mezzo diversi comuni, Ponte Cagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio ed Agropoli. Qui sono un poco tracciati di nuovo tra le linee gialle tutte quelle che sono, poi, come diceva prima il professor Pranzini, i contributi della terra al mare, ovvero sia le principali foci di fiumi che afferiscono a questo tratto di costa. Ecco, e questo un po' è il grande progetto, molto sinteticamente. In effetti non è molto ben visibile, ecco, però per dirla in breve, la costa si trova in basso, ecco, e la terra in alto. Quindi sulla sinistra abbiamo Ponte Cagnano, Salerno, sulla destra Agropoli. In effetti ci sono, sono previsti nel grande progetto 4 sistemi di difesa a cella, consistenti in 4 barriere connesse con la terraferma, barriere a mare, sommerse di fatto, connesse a terra con dei pennelli semisommersi. Ancora un attimo indietro, cortesia. Quindi questa parte qui a celle è limitata essenzialmente al comune di Ponte Cagnano, dove si ritiene che ci sia maggiore esigenza di proteggere, in quanto sulla costa, diciamo, ormai il mare lambisce la strada litorale essenzialmente. Poi da Ponte Cagnano in poi, considerando ancora Ponte Cagnano, inizia tutta la serie di pennelli, che sono queste proiezioni, diciamo, perpendicolari alla linea di costa, realizzate, tutte queste opere sono tutte realizzate essenzialmente in blocchi di roccia di grosse dimensioni, da diverse tonnellate, che vengono posizionate opportunamente a formare poi queste strutture che adesso vedremo tra poco. Quindi da per il resto si tratta della realizzazione di circa 50 pennelli, quindi sono delle strutture, delle proiezioni dalla riva, quindi incardinate sulla riva, sulla spiaggia, e che si proiettano a mare per circa 150 o più metri. In parte sono poi emerse, nella parte che parte dalla terraferma, e poi diventano sommerse e vanno, diciamo, a circa mezzo metro dal pelo libero dell'acqua, e si chiudono con un pezzo trasversale, una testa, anch'essa diciamo sommersa. Questi sono un po' i due tratti che riguardano il Ponte Cagnano, perché il grande progetto, ecco, che abbiamo detto riguarda essenzialmente circa una trentina di chilometri di costa, prevede al momento la realizzazione solo di un primo stralcio, ovvero sia del tratto che attiene al comune di Ponte Cagnano, quello lì che riguarda quindi il sistema a celle. E questi sono i due pezzi delle 4 celle che verrebbero realizzati. Sulla sinistra abbiamo, diciamo, di nuovo la foce del fiume Vicentino,
e poi di qui ovviamente ci avventuriamo verso sud. Bene, andiamo avanti. Andate indietro. Questo un po' per capire di che cosa si tratta più nel dettaglio, ecco, cioè la schematizzazione delle celle. In effetti si vede la parte che appare in orizzontale e il pennello di congiunzione con la terraferma, e quella lì in verticale è la barriera parallela, diciamo, che è una barriera soffolta, quindi non emerge dall'arco. Di mezzo ci sono dei varchi che però hanno, diciamo, offrono la possibilità dell'ingresso di natanti, evidentemente, e quindi niente, questo, diciamo, è un sistema relativamente chiuso, ecco. Andiamo ancora avanti. Questo invece è la struttura di un pennello. Qui si vede che c'è una prima parte che nel caso specifico è circa 110 metri, il pezzo di sopra, questo qui, incardinato, attestato sulla sabbia ed emerso, che arriva fino a 110 metri, proiettato nel mare, e poi da qui procede soffolto, cioè sotto il pelo libero dell'acqua per circa un altro centinaio di metri, con la testa finale. Allora, che cosa è successo? Quando qualche anno fa è stato presentato questo progetto, noi come associazione, insieme a tante altre associazioni, abbiamo fatto quello che ci era consentito di fare, ovvero sì, abbiamo partecipato a quella che è la consultazione pubblica prevista dalle procedure di valutazione di impatto ambientale. Quindi ci siamo, torniamo un attimo, ci siamo chiaramente addentrati un po', abbiamo cercato di capire di che cosa si trattava. Devo dire però che prima ancora che ciò avvenisse, c'era capitato di assistere alla presentazione di un piano stralcio erosione costiera dell'allora autorità di bacino Sinistra Sele, in sede di provincia di Salerno. In quella sede avevamo modo già di capire che c'era una certa idea su come si dovesse procedere, non nel contrastare i processi di erosione costiera, per cui avevamo modo già in quella sede di lanciare un primo input, una sorta di alert, ecco, direi, ovvero sia, dicemmo, guardate, noi abbiamo, attenzione, abbiamo sicuramente un problema serio, quello lì dell'erosione, come si diceva prima, però ecco, anche su questo non c'è bisogno, io lo dico così in termini giocosi, di inventare, c'è tanto di riferimento cui evidentemente attingere, e appunto cerchiamo di fare questa operazione. C'è la cosiddetta gestione integrata delle zone costiere, c'è il programma EUROCHON, ci sono una serie di altri elementi di indirizzo che dicono determinate cose, ecco, cerchiamo chiaramente di attenerci anche nella prospettiva evidentemente di gestire correttamente, e noi lo scrivevamo questo anche nelle sedi della programmazione regionale, dei fondi regionali, all'autorità di gestione, ecco, della programmazione regionale, abbiamo detto questo, e datava 2006, prima della presentazione del grande progetto. Possiamo andare avanti. Questo è un po' quello che dice un opuscolo realizzato più o meno nel 2001 dall'Unione Europea riguardo proprio l'esperienza sulle zone costiere, e dice certe cose senza mezzi termini, ecco un po' quello che prima accennavo anche il professor Pranzini. Si dice che in effetti l'approccio o quantomeno un'esperienza di anni qualche insegnamento ha lasciato, ecco, e che in effetti si può dire che l'approccio con le cosiddette opere pesanti, con le rigide, non premia in genere. Bene, andiamo ancora avanti. Questa è la nota famosa del 2006, prima ancora che non si legge chiaramente, ma vedete l'indirizzo, là c'era un po' tutto
l'apparato amministrativo regionale, dalla provincia alla regione, tutte le sedi, cercammo di inviare questo alert a tutti quanti, con l'auspicio che, come dire, preventivamente si potesse, come dire, poi indirizzare più correttamente gli sforzi che si volevano mettere in campo in termini di programmazione. Evidentemente questo non è stato, possiamo andare avanti, perché poi che cosa è successo? Che in sede di presentazione del progetto abbiamo formulato delle osservazioni nelle quali dicevamo: beh, abbiamo visto questo progetto nell'ambito delle nostre, con i nostri limiti, però abbiamo visto che ci sono un po' di criticità, soprattutto c'è un discorso di incoerenza, perché voi dichiarate in premessa determinate cose, di attenervi a, di rispettare a, di considerare la GIZ e così via, ma di fatto poi non la praticate con questo progetto. Ma niente, poi alla fine la cosa, diciamo, è andata come è andata, nel senso che, andiamo avanti, alla fine il progetto, diciamo, è stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale, sono state considerate evidentemente le osservazioni, non solo quella chiaramente dell'associazione, ma di tanti altri soggetti, tra i quali per esempio, ecco, la stessa autorità di bacino rappresentava qualche perplessità sull'approccio adottato nel progetto, ma alla fine come è esitata la cosa? Ecco che in sede la commissione VIA si è espressa in un certo modo, ha detto una cosa ben chiara: noi approviamo il progetto con delle prescrizioni, come d'altra parte è prassi si faccia, perché qui non è che chiaramente non ci sta mai da parte delle pubbliche amministrazioni, è rara l'evenienza di dire non si fa proprio, ecco, si danno delle indicazioni, delle prescrizioni. E le prescrizioni in effetti che cosa dicevano? Detto molto sinteticamente, voi potete realizzare questo progetto e innanzitutto lo fate realizzando un primo lotto che riguarda solo quel tratto che abbiamo detto prima, ma soprattutto per quel primo lotto dovete, alla provincia che era il soggetto proponente, dovete realizzare solo le barriere parallele e non i pennelli, solo in subordine a un monitoraggio degli effetti di queste barriere nel tempo si potrà poi valutare se, confortato chiaramente da dati rilevati favorevoli, poi procedere al completamento delle celle. Quindi loro danno delle prescrizioni, prescrizioni via. Noi sappiamo che quando si esprime la commissione via, le prescrizioni di fatto sono perentorie, cioè, la legge dice imprescindibile. Diciamo, sono dispositive, ecco, di fatto bisogna attenersi. Che cosa è successo? Riscontro da parte del soggetto proponente. La provincia, con la sua struttura, ha detto, non tra le altre cose, quando si è dovuta nel documento di conformità del progetto alle prescrizioni che sono state formulate in sede di via, dice questo. Detto molto, sta sottolineato lì, come dire, che le motivazioni tecnico-scientifiche non permettono di concordare con quanto indicato al punto 1.1 del decreto via, cioè non sono d'accordo col decreto via. Ora, chiaramente qua non è che voglio dire è fede quello che dice la commissione via, però in questo caso, siccome si tratta di pubbliche amministrazioni, c'era da fare un'operazione evidentemente da parte della provincia, si può uccidere in questo senso, ma si fa evidentemente un ricorso alla giustizia amministrativa rispetto a questo pronunciamento. Difatti non c'è stato. E oggi che cosa succede? Che è stato pubblicato il bando per la realizzazione del progetto, è scritto lì, realizzazione del sistema di difesa a celle tra la foce del fiume Vicentino ed il litorale Magazzeno. Quindi un bando che viene, diciamo, è stato disposto a valere su fondi comunitari,
però risulta difforme dalle prescrizioni di IA. Come dire, la cosa è alquanto raccapricciante dal punto di vista amministrativo, senza entrare nel merito, ecco, di tutti gli altri discorsi. Morale della favola, e mi fermo qui per lanciare, giusto perché si era detto che si voleva poi fare, a nostro avviso è un peccato, come dire, che ormai siamo alla seconda settennio di programmazione di fondi comunitari rispetto a questo progetto. Questo progetto è stato presentato a valere sui fondi FESR, quelli lì di sviluppo regionale, del settennio 2007-13, e noi adesso siamo al 14-20, siamo al secondo settennio, e visti i tempi per poter concretizzare, abbiamo anche qualche dubbio che si riesca a concretizzare con questo settennio. Ecco, il rammarico è questo dal nostro punto di vista. Siccome c'erano tutte le condizioni per fare bene, c'è una complessità di mezzo, come ben prima rappresentava anche l'intervento che ho sentito, faccio riferimento a lui perché ho sentito quello suo, ecco, del professor Pranzini, non so se prima già si era intervenuto in me. C'è una complessità nella gestione di queste problematiche e che quindi richiedono necessariamente che vi sia quantomeno una scelta, un'azione politica coerente. Io parlo sempre della cosiddetta filiera delle 4P: politiche, piani, programmi, progetti. Ecco, in questo caso sembra che, come noi, e non solo in questo purtroppo, si saltano dei pezzi o si perdono di vista di perché le politiche, quelle lì di più ampio respiro, ci sono, e sono ben definite, la GIZ per esempio. I piani, non c'è una pianificazione della gestione delle coste campane, era una delle cose che noi chiedevamo si facesse, perché la pianificazione con quello che è lo strumento che ad essa viene associato, ovvero sia la valutazione ambientale strategica, che è un processo di formazione del piano che serve chiaramente a tener conto della complessità, delle interdipendenze, delle dinamiche che riguardano gli aspetti ambientali, ecco. E purtroppo non è stato realizzato, ecco, non ci sta. Si è fatta programmazione, ma mutuandola semplicemente da un progetto che già era nella testa, evidentemente, da realizzare. E qui, ecco, oggi ci ritroviamo però di fatto, a nostro avviso, con una grande opportunità persa, perché, ripeto, c'è una cifra importante complessivamente, 60-70 milioni di euro, adesso non ricordo bene, che di fatto purtroppo si sarebbe dovuta spendere già un settennio fa, ormai possiamo dire quasi un settennio fa, e rischia nel secondo settennio comunque di non essere utilizzata per risolvere o quantomeno per gestire, per dare risposta rispetto a un problema che interessa tutti quanti, perché poi il mondo ambientalista non è che è contrario alla gestione del problema dell'ambiente, non è che è contrario alla fruizione del mare, non è che è contrario all'economia del territorio, al benessere del territorio, anzi, noi riteniamo però che non ci stanno più le condizioni per poter gestire in modo approssimativo, estemporaneo, le questioni ambientali in modo distinto da quelle economiche e sociali. Vanno evidentemente gestite all'unisono, contemperando le varie esigenze che si vanno a prospettare. E chiudo, forse mi sono allungato, perché lancio giusto un piccolo tutto per il prosieguo. Non dobbiamo dimenticare che come dire, il mare è legato a tanti aspetti. Voglio citare giusto un'altra questione che riguarda tra l'altro il litorale di Salerno, che uno degli argomenti è quello della depurazione, della qualità delle acque. No, non c'è. Ecco, io so, ho saputo, ecco, che uno dei problemi dell'impianto di Salerno, quello lì consortile, quello lì che è, diciamo, il retaggio della Cassa per il Mezzogiorno, dovrebbe essere afferente al cosiddetto PS3, Piano Speciale 3 degli anni 70, cioè l'impianto che sta in via Venner qui a Salerno, che dovrebbe servire Salerno,
Uno dei problemi che affligge quell'impianto, tra gli altri, è il fatto che ne rende, come dire, onerosa la gestione, il fatto che pervengono notevoli quantità di inerti. Qual è il motivo? Sembra che nella fascia che viene poi relativa al comune di Salerno, qui siamo fuori dal grande progetto, che cosa succede? Che una parte degli scarichi viene veicolata e poi intercettata a valle attraverso non condotte dedicate ma canali, strutture non, come dire, che evidentemente consentono di avere un trasporto solido e quindi di determinare un gravame, trasporto solido che sarebbe quello utile magari a formare spiagge. Invece che fa questo trasporto? La sabbia, praticamente, per dirla semplicisticamente, invece di finire a mare, giustamente essendo mescolata a liquami, viene intercettata, viene avviata all'impianto di depurazione, lì viene sedimentata e costituisce un onere notevole più del normale nella gestione dell'impianto, perché è un gravame dove liberare di tanti inerti frammisti chiaramente a contaminanti di natura microbiologica. E quindi poi magari dopo, se volete, possiamo parlare anche, mi fermo a questo. Buonasera a tutti, vi ringrazio dell'invito. Io sono della Società Nazionale di Salvamento, faccio parte anche del GNRAC, che è un'associazione che raccoglie gli studiosi della costa, diciamo sotto vari profili, sono geomorfologi come Enzo, ingegneri della costa, e anche chi come me si occupa appunto delle caratteristiche delle spiagge sotto il profilo del pericolo che creano per la balneazione. Questi sono gli annegamenti in Italia, io occupo purtroppo di annegamento, e negli anni 70 erano circa 1400 l'anno, quasi tutti i primi anni 70, 1400 l'anno, quasi tutti concentrati nei mesi estivi in mare. Alla fine degli anni 90 si sono assestati su circa 400 l'anno e sono rimasti quelli. Metà di questi annegano in mare, quindi sono circa 200 annegamenti l'anno, quasi tutti concentrati nei mesi estivi, soprattutto giugno, luglio e agosto. L'IRA indica l'indice di annegamento, la pericolosità dell'annegamento. I pallini verdi indicano che in quel comune tutti gli anni ci sono più di due annegamenti, gli anni, costantemente. Questo significa che in quei tratti c'è qualche cosa che sistematicamente produce annegamenti. Questi pallini, se li vedete insieme anche quelli rossi, rosso vuol dire c'è un annegamento almeno tutti gli anni, indicano delle aree che sono particolarmente colpite dal fenomeno di annegamento, grazie, che sono queste. Abbiamo individuato 8 tratti, magnifici 8, c'è anche la costa tirrenica campana, anche voi non siete messi bene. Vai giù ancora, ok, vai. Ok, e 6 di questi tratti sono caratterizzati da un tipo di spiaggia, che sono le spiagge dominate dalle correnti, ce le avete anche voi, poi le vedremo velocissimamente. Invece il 7 e l'8 sono spiagge artificializzate, questo è l'argomento che vi introduco oggi. Spiagge artificializzate vuol dire, nella nostra terminologia, spiagge che hanno difese costiere con strutture rigide. La nostra terminologia, siccome è diretta a altri destinatari, differisce un po' da quella di Enzo o di Valente, però credo che sia comunque comprensibile. Questa è una buca via Regina, una corrente di ritorno, si vede bene perché si interrompe il frangente, qui questa è 55 metri di larghezza, è molto grossa, e circa 200 metri di lunghezza. Avanti, come funzionano le correnti di ritorno? I frangenti accumulano acqua sulle secche vicino alla battigia. Le secche, qui ci sono due, una corrente di ritorno alimentata da tutte e due le secche, ma ovviamente
ovviamente la conformazione può essere anche molto diversa, e fanno da, diciamo, da serbatoio a quest'acqua che poi rifluisce via, e ovviamente oltre a portare via i sedimenti si porta via anche qualche bagnante. Qual è il problema delle strutture rigide? Che possono anche loro creare correnti di ritorno, che noi chiamiamo correnti di uscita. In questo caso la corrente di uscita è formata da, invece, diciamo, il meccanismo che le crea sono due pennelli, costruiti ovviamente in una certa maniera. Questa è una spiaggia di Imperia che purtroppo mi è molto vicina adesso, perché c'è stato un processo per un allagamento. Vai. E come funziona questa spiaggia? Beh, il mare entra da Libeccio, si riflette su questa massicciata e provoca una corrente che scorre lungo la riva e poi esce da quest'altra parte. Vai avanti. Questo invece è il percorso dell'allagamento che abbiamo ricostruito, al processo che si svolge proprio in questo momento. Vai avanti. Ah, questa l'ho messa per farvi vedere una bellissima opera d'arte. Veramente è un capolavoro ingegneristico, però la spiaggia non c'è più, è a difesa della... Questa è la spiaggia della Partaccia, che è a sud del porto di Carrara. Questo tratto qui, se vai avanti, questo tratto qui è ovviamente la spiaggia, è quella che non c'è più, ed è un bel tratto, è molto più lungo, qui la fotografia lo comprime. Quest'altro tratto invece la spiaggia si è salvata, però ecco come si vede in un altro momento, ovviamente c'è un giro di correnti fortissimo, ecco. Ovviamente le correnti scavano, qui c'è una corrente molto forte, e soprattutto le correnti di uscita sui varchi possono essere micidiali, ecco. Questo è un disegno che riprende una situazione simile avanti. Che qui si vede benissimo il varco. Essere sparati fuori dal varco significa morte certa, ma a mare mosso, ecco, non è possibile rientrare. Questo varco qui abbiamo fatto il servizio di salvataggio per vari anni, perché per 3 anni di fila c'era scappato il morto. Su una spiaggia di 50 metri tutti gli anni c'era un morto. Puoi tornare indietro un attimo? Ancora, se rifai vedere la foto. Volevo far vedere questa foto qui. Ok, questa foto qui, per riprendere quello che diceva Valente quando parlava del fango. Se vi accorgete, se, ora è andata via. Cioè, c'è tantissimo fango perché non c'è il circo. Questa è la spiaggia di Marina di Massa, qui c'è una scolta, c'è una scogliera sommersa, che questa provoca corrente, va avanti, questa è vista di fianco, che si vede, nel disegno si vede bene, le onde passano, riempiono qui, hanno un effetto di riempifondo, cioè l'acqua si alza e poi scorre via. Anche questa è una tipica spiaggia di non ritorno. Questa è Marina di Pisa, questo è un varco, credo che sia evidente per chiunque che è una specie di fiume. Questo, su una spiaggia di questo, su una spiaggia, su un posto di questo genere, per la balneazione non c'è che una soluzione, vietarla. Questa è mortale. Questa mattina di Pisa l'avete visto anche con le foto di Enzo, avanti, idem. Oh, questo è un fenomeno che è una situazione un po' più difficile, ma anche questa mortale, perché c'è un effetto di trascinazione tra una vasca e l'altra. Noi le chiamiamo vasca invece che celle, ma l'effetto è lo stesso. Se c'è un breve, questo è come quello che succede, ma c'è un breve filmato dopo che si vede molto bene, se riusciamo a farlo vedere. È un fiume in piena, questo è micidiale. Anche qui non c'è altra soluzione, qui bisogna proibire la balneazione. Avanti, quando puoi, ok. Questo invece è l'effetto di un pennello, c'è una forte corrente di deriva,
cioè che corre lungo la battigia, che poi arrivata al pennello viene dirottata verso il largo e si trasforma in una corrente di ritorno. Anche qui è impossibile resistere. Queste correnti raggiungono anche i 7 km, anche i 9 km orari, quindi al di sopra cioè delle possibilità di qualsiasi nuotatore. Infatti chi affoga in queste situazioni, scusate, io vado acqua perché mi occupo tecnicamente. Occhio, non mi capisco. Sono nuotatori, sono persone che sanno nuotare, gli annegamenti annui in Italia per le correnti di ritorno sono circa la cinquantina. In questi 50, 15 sono dovuti alle strutture artificiali. Qualcuno 15 morti, pensa che siano pochi, a noi ce ne basta uno, ecco. Questo è il meccanismo che vi ho descritto prima, come si esce. Questo è un altro, c'è una variabilità enorme, vi sto solo facendo vedere soltanto le situazioni più frequenti. Questa invece è la creazione di un fossato, come lo chiamiamo noi. Se guardate questo pennello, qui in cima ci vedete tre puntini bianchi, perché quando sono arrivati alla Ravenna mi hanno accorto subito, capitano di porto, i miei ci perde facciamo la svelta che dobbiamo andare a vedere un annegato. E era annegato, mare calmo annegato. E perché? Perché su questo tipo di pennello si forma un fossato, in questo caso era circa 2 metri di fondo, ma qui ora si vede male, ci sono persone che fanno il bagno con l'acqua a 70 centimetri. Cos'era successo? Che un ragazzo africano, 23 anni, non sapeva nuotare, era andato sul pennello, l'acqua è quello che è, qui siamo sul litorale di Ravenna, l'acqua è quella che è, quando entri in acqua non ti vedi i piedi, bellissimo. È sceso in acqua e ovviamente è avanti. Le conclusioni, credo che sia stato velocissimo, le spiagge devono essere salvate, ha già risposto Enzo, quindi possiamo andare avanti, sono un bene preziosissimo per noi, ci manca solo che chiudiamo quello, quindi qualche cosa bisogna fare. E purtroppo molte delle strutture rigide sono state fatte negli anni 60 e 70, quando e dopo. Spesso signorava anche dopo. Sì, anche da dopo. Anche ora ignoriamo gli effetti prodotti. Va avanti, la costa è un ambiente dinamico. No, non ho molta simpatia per queste strutture perché essendo un elemento abbastanza dinamico, invece noi lo irrigidiamo, lo mettiamo come se quello fosse il confine che deve essere e deve restare per sempre. E facendo questo anche ci impegniamo, se li costruiamo dietro, ci impegniamo poi a difendere queste strutture. Vai. Ancora, no, queste sono cose abbastanza note e già dette, non incidono sulle cause dell'erosione, ma fermano i sedimenti e ovviamente quella blocca l'erosione ma la dirotta non c'è traccia. Ecco, questo è un punto importante, è quello per cui noi ci battiamo, che nelle opere progettate, gli ingegneri della balneazione e sicurezza non mi frega mai. No, sono stato ingiusto, diciamo che ormai da qualche anno stiamo facendo una battaglia con loro e con molti di loro, proprio perché anche siano prese in considerazione questi effetti quando si progettano queste opere, perché è vero che è importante la spiaggia, però anche la vita umana è importante. Questo, se si degrada il paesaggio, si degrada il turismo. Prima vi ho fatto vedere la spiaggia della Partaccia, non so se ve la ricordate, non era una spiaggia bella, è diventata una spiaggia povera. La spiaggia povera vuol dire dove il turismo costa poco, soprattutto se si pensa che è molto vicina alla Versilia, dove invece c'è un turismo ricco. E l'ultimo punto è questo. Se si cambia il sistema
se si creano queste strutture si deve riprogrammare il salvataggio. Perché? Perché i bagnini non sono abituati a un tipo di costa, a un tipo di intervento, e se si realizzasse il progetto di cui abbiamo parlato, la mia previsione sono dai 6 ai 12 morti i primi anni. Perché? Perché ci coglierebbe impreparati. Quello che bisogna fare è dei piani collettivi e progettare per la sicurezza. Saporose, sono il rappresentante di sedi balneari della provincia di Salerno per SIP, sindacato balneari, aderente alla Confcommercio Campania. E non sono un tecnico, lo metto subito, tanto è vero che quando Marra ha voluto la mia presenza io gli ho chiesto, dico, ma che vengo a rappresentare io da te? E lui mi ha detto no, devo dare la voce dei sedi balneari. E allora vorrei cominciare da un punto: che cos'è uno strumento balneare? Come nasce uno strumento balneare? Uno strumento balneare è nato così per caso. Molti pescatori anziani lasciavano il mare e cominciavano a intrattenere, voi dire, dei rapporti con persone che avevano bisogno di fare attività anche indicate dai medici, come le sabbiature, eccetera, eccetera. Il mio bisnonno a Torrione, quindi non tanto lontano, qui saremo centro. Si alzava alle 4 del mattino, faceva le buche nella sabbia, predisponeva il tutto, perché arrivavano poi questi, oggi li chiamiamo clienti, ma erano amici se vogliamo, e lui faceva queste sabbiature, si rimetteva nei fossi coperti di sabbia, qualcuno se si ricorda. Da allora a oggi ne è passato tanto di tempo, e lo strumento balneare ha dovuto adeguarsi ai tempi. Penso che noi tutti quando andiamo in vacanza, abbiamo quelle giornate di vacanza, di ferie, insomma, vogliamo avere le comodità, e la nostra clientela diventa sempre più esigente. Oggi il strumento balneare deve avere il ristorante, deve avere una serie di attività che in qualche modo rendono, come dire, il trattenimento del cliente sullo strumento balneare in modo adeguato, divertendolo e quindi soddisfacendolo in tutto. Questo non mette in secondo piano invece il mare, che comunque resta per noi, vuol dire, l'elemento principale. E qui vengo alla domanda di Marra, che diceva: che cos'è il mare? Il mare tecnicamente si potrebbe definire l'elemento fondamentale, predominante della nostra attività, ma questa definizione per noi fredde stelle non ci è sufficiente. Il mare è l'elemento vivo della nostra azienda, è l'attrattore. Se non ci fosse lui, vuol dire, molte delle nostre iniziative non avrebbero successo. Infatti è per noi come un socio, perché in realtà è lui che decide se le nostre iniziative hanno successo o non hanno successo, e questo sta ad indicarvi quanto anche noi teniamo a questo elemento vivo che è il mare. Quando sento, e qui a tavolo più volte l'ha ripetuto, i stand balneari chiudono le barriere, eccetera, è vero, questo è un problema che abbiamo avuto non soltanto a Salerno ma in tutta Italia, a Roma in particolare ci ha creato sacchi di problemi, eccetera, eccetera. Spesso le motivazioni sono varie, perché anche noi stand balneari come imprenditori abbiamo dei costi, e questi costi in qualche modo aumentano quando c'è il vandalismo, quando non c'è tranquillità, quindi in qualche modo ci autodifendiamo chiudendoci, sbagliando sicuramente, che lo ammettiamo, è sicuramente un modo sbagliato, però se lo Stato non ci aiuta, non ci protegge, ci dobbiamo, come dire, in qualche modo cercare di proteggere anche noi stessi. Tant'è vero che molti di noi hanno addirittura vigilantes, telecamere, insomma un po' di tutto, per cercare in qualche modo di proteggere quello che è l'investimento. Ma questo non mette assolutamente in dubbio un fattore importante: siamo una categoria che quando ci chiamano presenziamo, e quindi come presenziamo siamo anche disponibili al dialogo e quindi a ragionamenti che si possono fare se ci sono dei progetti validi che lo permettono, e fino ad oggi non ce ne sono stati. Oggi lo strumento balneare si trova da solo a gestire tutte le difficoltà di varie tipo e caratteristiche che come in qualche modo interessano le varie zone, le periferie della nostra provincia. Quindi
tanta colpa secondo me allo Stato, ma non ci si può dare. Però voglio dire, torno a ripetere, è comunque uno che fa business, un imprenditore, e che in qualche modo capisce che dal dialogo, dal ragionamento, dai nuovi progetti, dalle nuove prospettive nasce un nuovo business. Quindi siamo disponibilissimi a ragionare su queste cose, così come siamo disponibili a ragionare su quelle che sono le nostre problematiche. Noi forse siamo stati, non dico i primi, ma sicuramente coloro che in qualche modo hanno sollevato il problema dell'inquinamento degli anni 70. Tant'è vero che all'epoca nacquero addirittura delle ronde di volontari, proprietà di sedi balneari, che seguivano i canali inquinati per cercarne la provenienza. Così come poi ci siamo allertati quando c'è stato il fenomeno dell'erosione, che da lì a poco ci avrebbe mangiato le spiagge, la pesca a strascico in zone non autorizzate, la pesca ai molluschi, insomma ci ha visti impegnati su tutti i fronti. Lo siamo tuttora per il problema dell'inquinamento e per il problema dell'erosione, che ci cuoce tanto. E per questo forse oggi mi ha fatto piacere essere qui, perché, e torno a ripetere, non sono un tecnico, ma da anni seguo sempre un pensiero che mi prende qua il tavolo. Negli anni 50 Salerno fu, come dire, ricostruita, fu ristrutturata, e tutte le masserizie, tutto ciò che erano le risultanze dell'edilizia dell'ora, non avevamo dove buttarle se non di fronte all'ex Gambetto Vulpe sul mare, praticamente. Era la discarica. Ci mancava una cultura ambientale. Era la discarica dell'epoca, vabbè. Era la discarica. Per anni tutte queste masserizie risultate sono là. E per anni quella discarica vicino al mare ha mantenuto l'equilibrio delle nostre coste. Cioè noi da ragazzini, io da ragazzino e molti di voi sicuramente hanno raccolto sulle nostre spiagge le pietre colorate, che non erano altro che pezzi di vetro levigate, oppure quelle belle pietre lucide e bianche che non altro che basellame, basi e bidei, scusate, fatemelo passare, che venivano in qualche modo dal mare modellate, e noi le andavamo a raccogliere quelle pietrine, mamma guarda che bella pietrina. Effettivamente quello era, come dire, il primo esempio di rifacimento che potessimo avere, insomma. Però purtroppo questo esempio di rifacimento non è seguito un altro, non c'è stato un qualcosa, un tecnico, un progetto che prevedesse per esempio un pennello verso il mare realizzato con materiali in modo da fare in modo che il mare nella mareggiata li prendesse e li riposizionasse sulle spiagge come facevo con la discarica. Perché noi tenete presente che abbiamo anche in qualche modo, ci sono seguito queste cose, ci sono persone che hanno scaricato materiali in quella zona e hanno trovato la stessa pietra dello stesso colore, dello stesso, magari con la scritta sopra, che in quel momento aveva scritto qualcosa a Pestum. Cioè vuol dire, quei materiali viaggiavano lungo a fuori delle correnti, quindi seguivano la costa. Quei materiali sono andati a ripascere le spiagge da qua fino a Pesto. Oggi non si potrebbe fare la stessa cosa. Parliamo di scogliere, parliamo di barriere, parliamo di voglio dire, ci sono tante possibilità. È chiaro che oggi è necessario, è indispensabile per alcune zone mettere un punto. E noi l'abbiamo visto con Mercatello e Torrione. Io penso che molti di voi si ricordano, non più di 10 anni fa, i giornali che parlavano che i palazzi di fronte il lungomare andavano abbandonati, volevano abbandonarli perché ogni volta che c'era la mareggiata, la violenza e la forza con cui si scatenava contro il muro di difesa della passeggiata faceva tremare e vibrare i palazzi, e molti di quei proprietari volevano addirittura lasciare gli appartamenti. Oggi con la barriera soffurta questo problema è stato annullato. Non abbiamo avuto forse la spiaggia allungata come ci immaginavamo, però voglio dire, l'erosione si è fermata. Quindi la barriera funziona, l'abbiamo visto, e laddove serve, è necessario, è impellente, va fatta secondo noi. In altri posti dove c'è ancora tempo per poter agire in modo diverso e si può evitare la barriera, va evitata. E con sistemi che io molto grossolanamente vi ho raccontato, però voglio dire, chi ha la cultura e la tecnica di queste cose potrà in qualche modo affinarle. Quindi chiediamo anche noi, voglio dire, quello che
chiedono tante categorie, chiediamo la difesa delle coste, perché noi sulla costa ci facciamo il business, come dicevo prima, ed è necessaria, la spiaggia non è fondamentale. Quindi abbiamo bisogno di progetti, abbiamo bisogno di investimenti, abbiamo bisogno di persone che si impegnino a realizzarli anche questi progetti, se vogliamo che poi alla fine praticamente fra qualche anno le nostre generazioni, le future generazioni, chi ci seguirà, troveranno ancora la spiaggia e il mare. Grazie. Sì, io stasera, vabbè, io sono un ingegnere, ci tengo a dirlo, un ingegnere idraulico, quindi stasera mi sento particolarmente a mio agio perché si parla di cose tecniche. Io nella solità portuale ho un ruolo diciamo di direzione, però sono in sedi come queste dove mi trovo più a mio agio. E tra l'altro stasera sono qua in particolare perché ho visto l'amico Enzo Franzini. Io sono stato per quasi 5 anni presidente del porto di Marina di Carrara, che il dottor Pezzini ha ben illustrato, e quindi al di là del lavoro che ho fatto a Salerno fino al 2009, che poi ho cominciato a fare da 2 anni anche questa parte a Salerno, mi sono confrontato anche con quelle realtà. Ora io mi permetto di dire, ho 50 anni e faccio parte di una generazione che deve fare i conti con quello che ha trovato, che è stato realizzato diciamo dal dopoguerra fino alla fine del Novecento, e quindi è stato ricordato più volte. All'epoca il motore dell'economia era diverso da quello che oggi, la cultura della difesa dell'ambiente era molto diverso da quello che può avere una generazione come la mia, che si è formata già quando i temi dell'ambiente venivano giustamente considerati prioritari. E quindi il tema qual è? È chiaro che oggi un porto come quello di Marina di Carrara, no? Che è una clamorosa trappola delle sabbie che interrompe in due il trasporto costiero dal fiume Magra, che è quello che alimentava tutta la costiera della Toscana settentrionale fino ad arrivare alla Versilia, ebbene quel trasporto è stato interrotto all'inizio del Novecento dalla costruzione del porto e che ha completamente sconvolto l'assetto della costa. Perché parto da questo esempio? Perché, come veniva prima ricordato, quello che io vedo dei limiti dell'azione di governo del territorio in Italia è la incapacità di fare sintesi. Mi spiego ancora meglio. Continuo con l'esempio della Toscana. Nel porto di Marina di Carrara le sabbie, a differenza di quelle del porto di Salerno, che sono state in maniera molto chiara, efficace e corretta descritte all'inizio di questo incontro, le sabbie del porto di Salerno sono purtroppo molto fini. Nel caso invece delle sabbie del porto di Marina di Carrara sono sabbie comunque fini, ma non così tanto fini, non così tanto ricche di pellite come quelle del porto di Salerno. Questo perché? Perché sono sabbie che sono quelle che arrivano dalla foce del fiume Magra, arrivano lì davanti al porto di Marina di Carrara, il porto di Marina di Carrara è una trappola e si bloccano. Allora io a un certo punto cominciai a proporre agli enti locali, alla regione, dire ma usiamo queste benedette sabbie per fare il rinascimento a sud. Come diceva il Presidente, se oggi le sabbie si fermano in un posto dove non servono a niente, anzi danno un fastidio al porto perché né in sabbia né in imboccatura, il mare naturalmente in assenza del porto le avrebbe spostate verso sud. Voglio premettere, è chiaro che purtroppo sono molte meno sabbie di quelle che c'erano 100 anni prima, no? Perché ci sono tutti quei fenomeni di riduzione drammatico dell'apporto solido verso il mare, per cui in questo ci sono degli studi splendidi fatti là in quella zona che dimostrano come in 100 anni l'apporto solido dei fiumi si fosse ridotto dell'80% del 90%. Però quelle poche preziose sabbie che arrivavano si bloccavano nel porto. Allora io dicevo, ma prendiamo queste sabbie e utilizziamola per fare il rinascimento. Vi sembrerà assurdo, con Enzo abbiamo fatto delle assemblee pubbliche con davanti a noi decine di balneari. Chi si opponeva a questa nostra proposta era l'autorità portuale, erano i balneari della Versilia. Perché? Perché nel porto di Marina di Carrara c'era un sito di bonifica di interesse nazionale, quindi il ministro dell'ambiente aveva, come dire, lo aveva dichiarato sito fortemente inquinato. Perché c'era questo sito di bonifica di interesse nazionale? Perché c'erano stati dei gravi episodi di inquinamento a terra, c'era uno stabilimento, la Farmoplant, pochi mesi fa hanno celebrato, mi sembra, il 30° anniversario dell'esplosione della Farmoplant. Questa industria chimica a massa esplose, provocò una nube tossica e inquinò la falda. Per fortuna però i sedimenti marini erano rimasti assolutamente puliti. E questa cosa era dimostrata da analisi fatte dall'ISPRA, cioè dall'Istituto Superiore della Protezione dell'Ambiente, del Ministero dell'Ambiente, che intorno al 2014-2015 aveva fatto una fertilizzazione e dimostrato che le sabbie erano pulite. Il problema però qual è?
che scientificamente era tutto a posto, ma l'opinione pubblica era rimasta ancora legata al concetto che le sabbie del porto fossero sporche. Io, perdonatemi, che il porto era il nemico da combattere, certamente vero, è chiaro che io l'ho sempre detto, io non avrei mai costruito un porto in quel modo lì, ma ormai c'era, si trattava di ragionare in maniera tutti insieme, costruttiva, per studiare tutti insieme, istituzioni locali, operatori privati interessati a tutti gli aspetti dell'economia del mare, per trovare una soluzione, perché rispetto al quadro drammatico descritto da Enzo Pranzini, è chiaro che purtroppo riportare i milioni di metri cubi di sabbia che portavano i fiumi con le alluvioni e con le frane non è più possibile, però non è che non si possa fare niente, qualcosa la si può fare. Invece il problema qual è? Che ne avevamo le sabbie bloccate nel porto, ma ci veniva di fatto impedito di utilizzarle per prenderle e fare di nuovo rifacimento a Marina di Massa. Allora la conclusione qual è? È che in realtà io però ho un certo ottimismo, perché oggi esiste un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'Ambiente per lo studio e per individuare le tecniche di riduzione costiera, che fanno parte tantissimi valenti professori, fanno parte delle regioni. Io in qualche modo lo seguo come rappresentante di tutti i porti italiani, dell'Associazione dei Porti Italiani, perché do il mio contributo tecnico-scientifico per quello che riguarda l'utilizzo dei sedimenti dei porti. Allora, il sindaco di Forte dei Marmi, con cui io condividevo queste aspirazioni, organizzava ogni anno, non so se l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, un convegno lì a Forte dei Marmi proprio sul tema dell'erosione costiera. E ogni anno, io faccio parte del comitato scientifico, invitavamo degli esperti di altri paesi europei e per esempio venivano dalla Spagna, dalla regione, dalla Catalogna, e mostravano come la regione Catalogna aveva un programma con cui ogni anno si andavano a dragare tutti i porti turistici e si decideva a tavolino i sedimenti dragati dai porti turistici dove dovessero essere ricollocati a monte sovrafrutto, per fare in modo che poi il mare li andasse a ridistribuire lungo la costa. Operazioni del genere in Italia non se ne fanno, perché i porti dragano pensando alle loro esigenze operative e però alla fine magari non ponendosi il problema di come utilizzare il sedimento. Gli enti locali fanno i rifacimenti, fanno le barriere, anche qua io dico chiaramente, io sono un tecnico, allora è come un medico, no? Cioè non esiste la terapia che va bene per qualsiasi malato. La stessa malattia, a seconda di chi la soffre, può richiedere terapie diverse. Quindi è proprio sbagliato dire i rifacimenti morbidi vanno sempre bene, i rifacimenti rigidi vanno sempre male o viceversa. Ovviamente ogni problema richiede la sua soluzione, magari un mix di varie soluzioni. L'importante è studiarle con gli strumenti più moderni. Però il punto qual è? Che alla fine se si condivide un approccio di pianificazione condivisa, degli interventi efficaci possono essere fatti e alla fine, come nel caso di Emilia di Carrara, un soggetto che aveva visto come il male assoluto, il porto distruttore della Versilia, diventava il soggetto che, avendo anche peraltro le risorse economiche, diceva guarda che poi tra l'altro l'intervento di rifacimento non è che ti chiedi soldi, cioè, lo facciamo a spese nostre, ma come giusto che sia, per carità. E quindi il tema è che dateci soltanto la possibilità di utilizzare queste risorse per risolvere questo problema. Ecco, io spero che nei prossimi anni sempre di più prenda piede un approccio di questo tipo e concludo con un aneddoto. Io, come dico, sono di Salerno, no? Quindi sono stato tanti anni lontano da Salerno, poi sono rientrato all'inizio del 2017, però ho cominciato la mia carriera qui. E quindi eravamo all'inizio degli anni 2000 e quando ci ponemmo la prima volta l'esigenza di legare il porto di Salerno, facevamo le prime indagini granulometriche per capire che tipo di sedimenti avevamo a che fare e soprattutto poi quale fosse il livello di inquinamento edilizia delle sabbie. E come ha ben ricordato il professore nella sua presentazione, riscontrammo fortunatamente che le sabbie del porto di Salerno erano molto più pulite di quelle della spiaggia che sta a sud. Questo è facile da capire: il porto di Salerno alle spalle della montagna è chiuso e di fatto gli inquinanti sono prevalentemente portati dai canali, dai fiumi, dalle fogne che nel porto di Salerno non abbiamo, le abbiamo fuori. Quindi il fatto che il porto di Salerno sia stato chiuso di fatto è stato anche protetto dall'inquinamento, per cui ogni volta che noi confrontiamo la qualità delle sabbie del porto con quelle delle spiagge che stanno fuori, salta fuori che quelle del porto sono molto più pulite, però quelle sono molto fini. Allora all'epoca, all'inizio degli anni 2000, io proposi, chiesi a una riunione con tutti gli enti locali e dire guardate, abbiamo una risorsa, abbiamo delle sabbie,
come possiamo fare a utilizzarle? Perché quando è stato ricordato che l'immersione in mare delle sabbie ha dei costi di monitoraggio elevatissimi, sì, lo confermo, noi abbiamo chiuso l'anno scorso una campagna che è durata un anno di caratterizzazione dei fondali marini che abbiamo fatto con la stazione zoologica Anton Dorma di Napoli, cioè l'acquario di Napoli, che è l'istituto scientifico più prestigioso che abbiamo in Italia, che si occupa di ambiente marino costiero, e abbiamo dovuto usare dei ROV, delle strumentazioni sofisticatissime, andare a prelevare campioni a centinaia di metri di profondità. Logicamente anche per noi sarebbe stato molto più semplice prendere la sabbia e utilizzarlo per esempio per il rifacimento. Però io ricordo che alla fine di quegli anni mi scontrai con una di quelle rigidità, io ho fatto anche il nome, insomma, c'era all'epoca a tavola un professore, si chiamava il professore Cocco, che è un che non vedo, il quale vide le granometrie della sabbia del porto e disse no, ma queste qua sono troppo fine, come è stato ricordato prima, sono purtroppo completamente inadatte a essere utilizzate per il rifacimento. E quindi nostro malgrado fummo costretti a utilizzare una tecnica di smaltimento di queste sabbie, per noi sicuramente più costosa e anche meno utile evidentemente, perché tu le sabbie le butti via e non le riutilizzi ad altri fini. Quindi la mia speranza qual è? È che sicuramente nei prossimi interventi che andremo a realizzare, sempre di più sia possibile avere queste sinergie in modo tale che l'utilizzo intelligente di queste risorse possa alla fine servire a risolvere magari altri problemi che vanno al di là delle esigenze del popolo. Grazie. Adesso, se qualcuno vuole intervenire, Felice, tu volevi dire qualcosa? Delle economie ai trasportatori che dalla Sicilia ormai preferiscono l'autostrada di terra all'autostrada del mare. Ora, penso che non ci siano dubbi sulla convenienza delle autostrade del mare rispetto alle autostrade di terra. E allora pongo il problema della utilizzazione del porto di Salerno così com'è in funzione dei traffici che si possono svolgere. È un problema che io ho affrontato purtroppo 40 anni fa e manco a fare la posta, l'ho affrontato su istanza ambientalistica quando si parlava, e allora addirittura più di 40 anni fa, quando si cominciò a parlare del viadotto per il porto. E fu allora che io, in un intervento che fu pubblicato da un giornale locale, incominciai a intravedere l'unica possibilità che fosse quella di una specializzazione. Avevo collaborato con la Svimez per gli studi propedeutici all'insediamento dell'Alfa Sud, che poi avvenne, e io proposi: specializziamo il porto di Salerno come terminale per l'imbarco del prodotto Alfa Sud, perché è una merce ad alto valore per unità di peso e per unità di volume e quindi può affrontare l'impervietà del viadotto, perché con la pendenza del 5% è comunque un collegamento impervio, ma trattandosi di merce leggera, in definitiva le automobili pesano poco rispetto al traffico che allora si caratterizzava il nostro porto. Penso ai tronchi di legno che arrivavano nel nostro porto dalla Maesia e da quelle zone, che costituivano oltretutto una componente addirittura pericolosa. Quanti incidenti sono avvenuti per quei carichi? O d'altra parte anche l'esportazione dei prodotti alimentari era merce di scarso valore e venivano penalizzate dal costo del trasporto con quel sistema di collegamento. Quindi purtroppo manco a fare la posta, da ingegnere del comune, poi sono stato addirittura il direttore dei lavori del viadotto. Ma comunque, a parte questo, esigenza di specializzazione del porto, quindi non ho salutato con estremo favore e interesse l'intervento finalmente di questo coordinamento delle autorità portuali che possano appunto pervenire
a una specializzazione dei traffici fra i vari porti della Campania. Però c'è ancora qualcosa da dire e appunto mi ritorno al discorso di partenza, cioè sull'antieconomicità, ma soprattutto sul danno ambientale e non solo sul danno ambientale, ma anche probabilmente sul danno, sui rischi connessi con l'uso dell'autostrada di terra rispetto a quella dell'autostrada del mare. E non posso che vedere con veramente con perplessità, ma forse peggio di una perplessità, con forte spirito critico che ho espresso anche con documenti tecnici, a quella che vorrebbe essere la soluzione del collegamento del porto alla rete autostradale, che è la cosiddetta porta ovest. Si potrebbe fare un racconto abbastanza vivace sulla nascita e sul progresso di quel progetto e quindi sulla realizzazione di cui non si sa nemmeno la conclusione. E allora mi rammarico con me stesso per aver prodotto un'idea alternativa che però non ha trovato assolutamente una risposta, diciamo così, interessata. Non ci sono state risposte. Devo dire, l'unica risposta interessata, ma che è rimasta una risposta, è stata proprio quella dell'autorità portuale di Salerno, nella persona dell'avvocato Annunziata, che accolse con grande favore l'idea che consiste, e io ho premesso allo studio questo limite dello studio, che è stato uno studio di economia dei trasporti, dicendo che non poteva tutto e più essere la premessa ad uno studio di fattibilità. Quindi pensavo che era un momento indispensabile per affrontare quel problema, che invece non si è attraversato addirittura per venire all'appalto e ai lavori della porta ovest, che è secondo me un progetto assolutamente sbagliato, che non ci risolverà assolutamente il problema del collegamento del porto. Quando, ecco, e qua espongo, potrei far vedere, illustrare con un bel documento scritto e disegnato, la mia idea era una galleria stradale, non ferroviaria, stradale, che dal varco portuale, dopo 10 km 800, quindi una galleria di tutto rispetto, perché è come quella, più o meno la stessa lunghezza della galleria del Monte Bianco, ma perviene direttamente allo svincolo di San Severino dell'autostrada A30, con una pendenza che non eccede il 2,50%. Teniamo presente che la pendenza del viadotto è 5%, ma la pendenza del viadotto non è sufficiente oggi, perché poi scendere, risalire, riscendere, risalire e poi affrontare soprattutto la Salerno-Avellino, difficilmente ampliabile. Allora, però il disastro è proprio questo, che perdiamo il traffico delle autostrade del mare, perché ormai è diventato più conveniente per gli operatori di quel trasporto servirsi dell'autostrada di terra. Non so se c'è ancora tempo per invertire in qualche modo la rotta e soprattutto avvicinare le aree che mancano al porto di Salerno, perché attraverso una galleria come quella che io ho cercato di proporre si raggiunge l'interporto di Nola in un tempo dell'ordine inferiore alla mezz'ora, e questo mi induce a un'altra riflessione che pure ho cercato di sviluppare attraverso delle simulazioni che ho prodotto, al fatto che
noi non contiamo mai tutto ciò che è diseconomia. Il porto di Salerno, ottimo funzionalmente, strutturalmente, induce delle diseconomie occulte che noi non abbiamo forse la capacità o la volontà di calcolare, ma basta percorrere in senso inverso il collegamento dall'ex casello di Napoli, della strada Salerno-Napoli, fino giù alla banchina, per incontrare la lunga teoria di TIR intervallata da automobili che sono evidenti, possono certamente essere degli operatori di qualunque categoria professionale che impiegano un'ora e forse anche più talvolta a risalire dal livello mare o addirittura dal rione Olivieri di Salerno, dal bocco del secondo tratto del collegamento, per arrivare fino a Frascati. Il che significa che è una diseconomia che si aggiunge oltretutto al danno ambientale dei gas di scarico di tutta questa colonna infinita di automezzi. E un'ultima notazione: i dati che io riporto nel mio studio sono dati diretti, di fonte diretta dei trasportatori. Un trasportatore in servizio, diciamo, sul tratto Salerno-Avellino, operante sul porto di Salerno, in una giornata compie un viaggio di andata e un viaggio di ritorno. Penso che non sia assolutamente economicamente accettabile una cosa del genere. Attraverso le simulazioni io sono arrivato a valutare con dati assolutamente certi una possibilità di un risparmio sul costo del trasporto dell'ordine da 25 a 32 milioni di euro all'anno sul traffico statisticamente riportato al 2010, che io ho tratto dalle statistiche rese dall'ACAM della Campania. Non abbiamo sentito parlare della città. Noi in questa città ci viviamo. Certamente il porto è importante per l'economia di questa città, ma se io ho una casa di 50 metri quadri non posso pensare di metterci 10 persone. Se il porto è stato messo lì da chi intelligentemente pensava che fosse il posto ideale e non ha pensato che tra il porto e le vie di comunicazione c'era in mezzo una città, oggi il porto non si può permettere di soffocare la città. Noi parliamo di incrementare il porto. Sappiamo che al porto Raimondi vuole realizzare un fabbricato di 10 metri e mezzo di altezza per 25.000 metri quadri di pianta. Su tre piani sono 60.000 metri quadri per metterci le auto. È uno scempio. Però il porto, l'autorità portuale, che io mi chiedo, è pubblica? E perché non pensa al pubblico? L'autorità portuale vuole allungare il Moro Manfredi per tombare 5 ettari di mare. Questo è nel progetto dell'autorità portuale. Ma chi gestisce l'autorità portuale è di Salerno? Vive le situazioni della città? Lo sa che più di 1500 camion salgono sul viadotto? Questo è quello che vi chiedo. È possibile che l'interesse privato debba stravolgere la città danneggiando i cittadini? Questo è quello che io mi chiedo quando sento parlare di progetti di ampliamento. Vogliamo far venire la motonave Zoe. Zoe porta 18.000 container. Dove li mettiamo? Questo è quello che io chiedo. Allora è possibile che scarichi una nave di 18.000 container. Ogni container chiede un camion, andata e ritorno sono 36.000 camion. Allora ci deve essere un limite. O c'è solo
un obiettivo di interesse privato che induce a gestire in questo modo un bene pubblico che è anche della città. E questo è quello che riguarda il porto. Per quanto riguarda il mare, io capisco il presidente Amoruso che dice noi abbiamo la tutela dei nostri interessi, ma il discorso è un altro. Chi nasce in questa città ha diritto di utilizzare i beni pubblici di questa città, e il mare è un bene pubblico, la spiaggia è un bene pubblico. Non potete impedire al cittadino che vive con 600 euro al mese di scendere sulla spiaggia. Hanno fatto il rifacimento, ci hanno messo la polvere di cemento, ma andava bene per impastare il cemento, non per fare le spiagge. E le prime mareggiate l'hanno distrutta quella spiaggia. Abbiamo buttato altri milioni di euro. D'accordo? Stiamo spendendo 65 milioni per fare la piazza a mare e teniamo le fognature che non sono separate con le acque meteoriche. E quando piove assai, tutto il liquame va tutto a mare. E dove va? Sul lungomare. Adesso sul lungomare si vuole fare la spiaggia. Ok? C'è l'odore di fogna al lungomare. Che scendiamo a fare al lungomare dove vogliono fare la spiaggia, che tra l'altro è zona portuale e non è balneare? Ormai noi a Salerno la spiaggia l'abbiamo messa. Non lo dico io, l'ha detto la Regione Campania. L'area portuale non è balneare. C'è il fiume Irno, 400 metri a destra e 400 metri a sinistra sono di rispetto. Poi c'è il Santa Margherita. Poi ci sta la Rete, un chilometro di rispetto a destra e a sinistra. E l'anno scorso hanno fatto il ripascimento delle spiagge e poi ci hanno messo il divieto di balneazione. Poi c'è il Picentino, 400 metri, e c'è lo scarico dell'impianto di depurazione. Lì avevano pensato di fare il polo della nautica. Adesso nell'ultimo PUC ci vogliono fare gli alberghi. La gente va lì e si affaccia sulle acque nere. Allora il discorso è che qui manca la progettazione. Qui mancano le idee. Qui non si sa questa città che deve fare. E per quanto riguarda l'autorità portuale, devo dire, segretario, stiamo aspettando che il Masuccio sia riqualificato. Lei, alla vigilia di Capodanno di 2 anni fa, disse ai ragazzi del Sabatini Menna che avrebbe speso 5-6 milioni di euro perché un mio amico che teneva la barca al Masuccio l'ha persa per una ribecciata. L'anno scorso però non è stato fatto niente. No, io ho dato il cronogramma, lo stiamo aspettando. Sì, siamo e dove siamo andati. Dovevano essere fatti l'anno scorso. No! L'anno scorso, al Masuccio, benissimo, l'anno scorso al Masuccio ci sono stati episodi vergognosi per una città europea, che non c'erano neanche i bagni. Allora noi vogliamo fare i grandi e non siamo capaci neanche di fare i piccoli.